Buonasera Londra, ho il metabolismo lento e lo voglio riattivare. Come devo fare? Ecco, in questo video cercheremo di capire A se esiste il metabolismo lento, B perché pur mangiando poco non riesco a perdere peso, C soprattutto che cosa dobbiamo fare. Scopriamolo! In questo video parleremo di metabolismo, sarebbe più corretto dire dispendio energetico totale, che è dato dal metabolismo basale, quanto le nostre cellule per rimanere in vita consumano energie, quindi tutto quello che serve per preservare l'omeostasi della temperatura corporea, del pH, degli scambi cellulari che richiedono ATP, insomma il metabolismo basale sono le calorie che consumiamo in una stanza con una temperatura confortevole da sdraiati, stando fermi tutto il giorno. Da questo punto di vista esistono delle differenze interindividuali, ma non sono così grosse. Il 99% delle persone obese ha un metabolismo basale identico alle persone magre. Le differenze stanno altrove e le vediamo tra poco. C'è poi la termogenesi indotta dagli alimenti, ovvero quante calorie il corpo consuma per assimilare, digerire e eliminare quello che introduciamo. E qui invece le differenze genetiche sono già molto più elevate. Le persone che fanno fatica a mettere su peso molto facilmente hanno una termogenesi indotta dal cibo molto elevata, anche di un 30%, la media tra gli esseri umani è un 10%. Le persone obese invece, che hanno un apparato digerente allenato e ipertrofico, si abbassa questo 10% a un 5-4%, quindi più facilmente assimilano quello che mangiano. Stiamo comunque parlando di una differenza rispetto al soggetto standard, non elevatissima, 5%, Però comunque c'è, soprattutto rispetto a quei soggetti che pur mangiando tanto rimangono sempre magri perché disperdono in calore per introdurre quello che stanno mangiando buona parte. Abbiamo infine le energie che consumiamo con l'attività sportiva e non il NEAT. Chi si muove che fa soltanto 6.000 passi al giorno ha un dispendio energetico molto basso, chi fa il muratore ovviamente consuma molte più calorie. Da questo punto di vista, la spesa energetica indotta dall'attività fisica ha, tra virgolette, un limite. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi ci muoviamo tanto, se siamo degli schiavi egizi, che lavorano tutto il giorno, tutti i giorni e mangiano poco, il nostro corpo diventa molto efficiente nel disperdere le energie. C'è una coordinazione migliore a livello intramuscolare che permette un'economia migliore del gesto. Se siete tra quei soggetti che fanno più di 20.000 passi al giorno perché vogliono consumare tante calorie, beh, non serve farne così tanti, perché oltre una certa quota non è che più vi muovete, più consumate, perché il corpo diventa più efficiente, diventa più risparmiatore. Quindi l'attività fisica serve per aumentare il metabolismo, il dispendio, ma neanche bisogna esagerare, perché di più non è sempre meglio. Arrivati a questo punto, cerchiamo di capire perché il metabolismo si abbassa. E si abbassa perché il nostro corpo è molto più intelligente della nostra dieta e ha creato dei sistemi di difesa e di compenso, per cui abbassa la sua spesa energetica in totale quando, per esempio, gli adipociti, le cellule grasse, si sgonfiano. Le cellule grasse sono delle vere e proprie fabbriche molecolari. Tra le 22 adipochine che abbiamo conosciuto fino ad oggi, forse siamo arrivati a 30, non mi ricordo più, esiste la leptina, che è un segnale ormonale che regola il nostro metabolismo. Non è il solo, ma per esempio la conversione degli ormoni tiroidei per renderli più bioattivi
dipende anche dai livelli della leptina. Il senso della fame che noi avvertiamo, la nostra capacità di rimanere consci quando mangiamo e di non abbondare senza rendercene conto, dipende anche dalla leptina. Una leptina che si abbassa, perché stiamo semplicemente fisiologicamente dimagrendo, abbassa il nostro dispendio e facilita l'introduzione del cibo. È un processo fisiologico normale, non avviene subito. Ogni tanto leggo su internet che dice devo fare la ricarica, devo fare la break diet dopo 4 settimane che sto a dieta. No, cioè, se già dopo 4 settimane che stai a dieta ti devi fermare, o eri veramente magrissimo e dovevi togliere l'ultima parte di grasso superfluo, oppure una break diet va fatta dopo 6 settimane minimo, 8, 12, insomma la dieta deve essere sostenibile nel tempo. Però che cosa succede? Che dimagrendo si abbassa la leptina, abbiamo degli adattamenti metabolici e mediamente incominciamo ad abbassare il nostro TDE, il nostro fabbisogno calorico giornaliero, intorno al meno di un 10%. Se prima avevamo un TDE di 2500 calorie, adesso è diventato di 2250 calorie. È logico che se avevamo impostato un deficit energetico di 500 calorie, 500 calorie di deficit al giorno vuol dire che stiamo perdendo mediamente un chiletto ogni 2 settimane, e qui stiamo perdendo un chiletto al mese, quindi è molto più difficile accorgersi che la dieta sta continuando a funzionare, che siamo ancora in deficit. Se inconsciamente abbondiamo di più con le porzioni, perché magari è cibo sano, perché magari pensiamo che tanto non fa ingrassare, eccetera, 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 non vediamo proprio più risultati. Per evitare che la leptina si abbassi, basta fare un giorno di sgarro a settimana. Quindi se avete una dieta ipocalorica, facendo un giorno di sgarro a settimana, no, non è vero, e purtroppo il giorno di sgarro non serve a niente, serve solo a rovinarvi la dieta, la leptina si rialza con almeno 3 giorni di ipercalorica. Dopo 3 giorni di ipercalorica la leptina torna a salire. Che cosa vuol dire? Che quando ingrassiamo la leptina torna di nuovo alta, però dobbiamo ingrassare, dobbiamo fare 3 giorni di ipercalorica. La letteratura scientifica ci ha fatto vedere che per evitare questo e quindi per consolidare la nuova situazione, noi dobbiamo ritornare al nostro TDE almeno per 2 settimane. Servono 2 settimane per ritornare ad avere una corretta produzione di leptina, di conversione degli ormoni tiroidei, ritornare alla nostra fisiologia di base. Quindi vuol dire che ogni 6-12 settimane di dieta, o quando non vedete più risultati dopo 14-20 giorni che il peso è fisso, allora almeno 2, 4, 6 settimane di break diet per riconsolidare la situazione, per ritornare ai livelli fisiologici dei nostri ormoni e poi per riprendere a perdere peso. Se avevamo un TDE di 2500 calorie e ci siamo messi a dieta a 2000 calorie, quando torniamo non ritorniamo a 2500 calorie, perché probabilmente con 2500 calorie riprendiamo un po' di peso, torniamo intorno a 2400, quindi un po' di calorie in meno. Valutiamo il nostro corpo come risponde nella prima settimana, eventualmente ci stabilizziamo lì, eventualmente poi nella settimana dopo, nelle settimane dopo, mangiamo un 100-150 calorie in più. Quindi il consiglio che vi do quando fate la break diet è di non riprendere immediatamente come mangiavate pre-dieta, ma leggermente meno. Attenzione che tornando a mangiare di più continuerete ad avere fame, perché la nostra fame non si basa sul quantitativo energetico che stiamo introducendo, ma si basa sul grasso corporeo che è diminuito e produce meno leptina. Finché la leptina non sale, e ci vogliono appunto settimane e giorni, anche se mangiamo più calorie, continuiamo ad avvertire fame, e infatti durante la break diet tante persone falliscono perché poi iniziano a mangiare troppo. Più mangi, più mangeresti. Quindi è una fase molto delicata ed è la fase che fa dire alla dieta se funzionerà nel tempo
o se fallirà. Deficit calorico, break diet, deficit calorico, break diet, fase di ricostruzione metabolica. Quando noi abbiamo deciso di interrompere la nostra dieta, allora che cosa possiamo fare? Possiamo nelle ultime settimane fare un reset metabolico in cui saliamo di 100-200 calorie ogni settimana fino a ritornare al nostro TDE. Questa fase è molto importante perché normalmente ci fa dimagrire ancora un po' pur mangiando più calorie, perché continuiamo a essere in deficit calorico, e ci permette in modo molto molto graduale di passare da una fase di definizione a una fase di massa. La fase di massa è essenziale per ripartire a potenziare quella massa magra che non abbiamo visto finora. Abbiamo parlato soltanto della leptina perché ancora non conosciamo la miochina, qual è l'ormone a livello muscolare che incide così tanto sul metabolismo, ma oggi sappiamo che la massa magra è ancora più collegata alla massa grassa, alla nostra conversione degli ormoni tiroidei e al metabolismo basale in generale. Chi non potenzia la sua massa magra si ritroverà nel corso del tempo ad avere quegli adattamenti metabolici che gli fanno consumare sempre meno calorie. Gli obesi hanno problemi col metabolismo quando sono obesi sarcopenici, ovvero hanno tanto grasso e pochissimo muscolo. Gli obesi che sono più presenti, normalmente li vediamo anche in letteratura, hanno in realtà più massa magra di una persona sedentaria, perché pesando di più, quando si spostano devono fare più sforzo e quindi almeno negli arti inferiori hanno più muscolo. Quindi finché l'obeso ha tessuto muscolare, metabolicamente non ci sono grossi problemi, cioè, o meglio, ci sono problemi, ma li possiamo risolvere. Quando l'obeso diventa sarcopenico e non ha più massa muscolare, lì è una situazione molto molto tragica e molto grave. Quindi, mi raccomando, come faccio a rialzare il mio metabolismo? Facendo delle break diet durante la fase ipocalorica, ma ricordandovi che durante l'anno dovete fare un'importante fase di costruzione muscolare, che sarà quella che poi vi permetterà durante la fase di perdita di peso di perderlo correttamente, di perderlo in modo fisiologico e di non avere stalli col peso. Se volete saperne di più, anche dal punto di vista dell'allenamento, perché abbiamo inserito un capitolo anche su questo, vi ricordo Project Nutrition, la nostra Bibbia sull'alimentazione. E invece, se siete dei medici, nutrizionisti, dietisti, abbiamo V-Nutrition, che ha 50 crediti ECM col suo corso base, si rivolge a tutte le figure sanitarie che per legge possono fare le diete alla popolazione. Quindi se volete avere una marcia in più come biologi nutrizionisti, V-Nutrition. Io vi ringrazio come al solito di essere arrivati fino qua e noi ci vediamo con un prossimo video.